Buonasera a tutti. Non avendo mai fatto una cosa del genere, non sono molto attrezzata. Quindi ho attaccato al cavalletto il telefono con gli elastici, sperando che regga. Visto che in tanti mi avete chiesto vediamo di accontentarvi. Non potevo usare una macchina fotografica perché ha una risoluzione molto bassa, visto che è una compatta molto vecchia. E allora ho risolto con questo escamotage, sperando che mi tenga il telefono. Allora, questa è la prima parte della libreria, quella più in alto, troviamo Gingini, Vale del Fandom, qua, i Minion, eccetera. Questo mi è arrivato ieri col pacco tra fazzi, che dopo vi faccio vedere il libro che mi è arrivato, che del concorso che avevano indetto per l'uscita di Absence. Invece questo è un libricino che ho preso alla Fiera del Libro di Milano, che è in uscita il 22 di oggi. Quindi lo metti a fuoco. Va bene, allora adesso vi sposto un attimo avanti. Non sono abituata. Vabbè, non rimane. Allora, il primo libro su in alto è Dracula di Bram Stoker, della Giunti. Intervista col vampiro di Anne Rice, il codice di Shadowhunter, quello nella edizione cartonata con la runa Parvati, che è una collana. La fata dei pugnali di Marilou. Questo è un manuale che avevo usato per la tesina di maturità, che ho fatto la tesina sui vampiri. Il seme del male di Joanne Harris, il primissimo libro, quindi è il primo libro del prequel del Dia del Vampiro, La Genesi, che non credo che sia neanche stato scritto da Lisa Jane Smith, però va bene. La collana di Elena e la collana di Catherine. E qua sotto abbiamo City of Heaven Fire e Lady Midnight, che sono l'ultimo di The Mortal Instrument e il primo di Dark Artifice di Cassandra Clare. Poi abbiamo The Tower di Boo, l'ho appena preso, Catherine McGee della PM, la trilogia dei sogni della Kirsten Gere, quindi il libro dei sogni, la porta di Liv e l'ultimo segreto. Sposto, scusate, Eternity di Rebecca Miser, che hanno tradotto anche il seguito che è Fragility, ma il terzo ancora no. Attendiamo la Sperling & Kupfer, ma credo che non lo tradurranno mai. Il circo della notte di Erin Morgenstern, della Rizzoli. Poi abbiamo Di Zaffon e il palazzo della mezzanotte, Wolf di Ryan Gruning, credo che si dica, boh, vabbè. Illumine, che è un gran bel libro di Kaufman e Christoph, che è il primo. A ottobre esce il secondo, che si chiama Gina. Poi sempre un mammut della Newton sui vampiri, che ho messo al contrario, ma vabbè, sono dettagli, che avevo usato sempre per fare la tesina. La saga di Fallen di Lauren Kate. Mi manca Rapture e Fallen in Love, quindi Fallen, Torment e Passion ce li abbiamo. E poi l'ultimo è The Queen of the Tearling di Kate Johansen. Nello scaffale più in sotto abbiamo sempre i vari gadget. Questo non c'entra niente, questa è una mia foto di quando ero piccola. Le mollettine di Frozen.
un pupazzetto che sembra Edvige, il Dono della Morte, la Giratempo, il diadema di Cosetta, Corvo Nero, la bacchetta di Harry, e nel sacchettino rosso qui c'è quella di Hermione e il pendente di Targaryen di Game of Thrones. Di libri troviamo in primis il manuale di Nonna Papera, Le fiabe di Bedalbardo, la saga di Harry Potter, La pietra filosofale, La camera dei segreti, Il prigioniero di Azkaban, Il calice di fuoco, L'ordine della Fenice, Il principe mezzosangue, I doni della morte e l'ultimo che è uscito, che è La maledizione dell'erede, che è lo script della rappresentazione teatrale che hanno fatto. La saga di Shatter Me di Ramafi, credo si dica, della Rizzoli, Shatter Me, Unravel Me e Ignite Me. Poi abbiamo la duologia di Passenger, quindi Passenger e Traveler di Alexandra Breakin. Se sbaglio le pronunce, abbiate pietà. Poi abbiamo Emma, che questo è un nuovo, questo qui, il fauno e il libro dimenticato, questo non lo dico perché è tedesco, tedesca? Sì, Germania, perché non lo dico, comunque della Giunti. Poi abbiamo di Veronica Roth, Carve de Marc, vi avvicino un'altra pila. Qui abbiamo sempre la mia foto. Abbiamo la versione live del Diario del Vampiro, che è il primo libro, di Helga Schneider, Il piccolo Adolf non aveva le ciglia. Lo consiglio a tutti di leggerlo. Questo libro è uno storico, è una storia vera, non dell'autrice, ma di una persona, di una donna che è stata protagonista di questa storia, sicuramente. Vabbè. Poi abbiamo dei libricini vecchissimi del Telefilm Magazine, praticamente, Streghe, Smallville, Angel e Buffy. Poi abbiamo il diario della regista di Twilight. Non sono patita di Twilight, no, non è un'idea. Poi abbiamo la prima parte della graphic novel, sempre di Twilight. Poi vi faccio vedere perché non si vedono, la guida ufficiale della Meyer. Cade. Poi abbiamo, tolgo la mia foto magari, abbiamo Amori Infernali e Danze dell'Inferno, sono due raccolte di racconti sempre pubblicati dalla Line, di vari autori, tra cui anche la Meyer. Ha deciso di smettere di registrare proprio nel mezzo tour a Vieni, dicevo, Danze dell'Inferno, La breve seconda vita di Billy Tanner, Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn. Sperando che non si blocchi un'altra volta come prima, vi mostro il terzo scaffale. Gingilli vari, allora, il fiocco di Elsa, un segnalibro del museo Museo Egizio di Torino, una tazzina con il mio nome, una tartarughina di legno che viene da Madagascar, una di Onice, un gattino di non mi ricordo più, me l'hanno portato dalla Sicilia, l'anello dei Lightwood e uno scrauso che avevo preso prima di prendere questo. L'angelo meccanico, un anello con le rune e il ciondolo di Isabel. Qui abbiamo il ciondolo di Bella.
Belle della Bella Bestia. Di libri abbiamo tutta la saga di La Casa della Notte di P.C. e Christine Cast, di Marked, Dry, Chosen, Unchained, Hunted, Tempted, Burned, Awakened, Destined, Hidden, Revelated, credo, vabbè, sono 12. Poi abbiamo J. Asher, 13, di Silvia De Mari, la saga di Anya, che dovrebbero essere tre, questi sono i primi due, il Cavaliere di Luce e la Strega Muta. Gli unici tre che ho della pentalogia, penso che siano solo cinque, di J.C. Doherty. Io ho il primo, che è il Segreto del Bosco, il secondo, no, ah, sono messi male, il secondo, che è il Segreto della Notte, e l'ultimo, che è il Segreto del Fuoco. Dreamology di Lucy Keating, Destiny di Lindsay Summer, te lo dico sottovoce, di Lucrezia Scali, che non ho ancora letto ma lo farò. Tutta la saga di Shadowhunter, Magnus Bane, le origini, quindi L'angelo, il principe e la principessa. Mi manca Città di Ossa perché c'era una mia amica. Cenere, vetro, angeli caduti, anime perdute e fuoco celeste. Sotto Fuoco Celeste abbiamo la saga di Sarah J. Maas, il Trono di Ghiaccio, che è uscita, quella è uscita in brossura, quindi La Lama dell'Assassina, che sono dei racconti prequel, Il Trono di Ghiaccio e La Corona di Mezzanotte. Quarto scaffale della libreria, se sentite il rumore, è il ventilatore, l'ho dovuto accendere, fa caldo atroci. Nella quarta libreria, sì, abbiamo il medaglione multi-fandom con Percy Jackson, Shadowhunter, no, Harry Potter, Shadowhunter, Divergent e Hunger Games. Una tazza, così, perché sì. Una V, un quadretto che mi ha fatto mia zia. Una chiave che è appesa a 50 sfumature di rosso, che è la stessa rappresentata sulla copertina, però la puntavo tipo da 3 anni, poi alla fine sono riuscita a recuperarla e l'ho messa lì. Mi sto spostando perché non ci arrivo alla linea, sono seduta per terra, per intenderci. Allora, il primo libro è Il manuale del novizio, sempre della Casa della Notte. Poi abbiamo Blu e Green in brossura di Kirsten Gear, e qua c'è Red che è jolly perché devo venderlo, devo recuperarlo in brossura perché non mi va di avere la saga spezzata. Poi di Natasha Pulley, L'orologiaio di Philip Street, la saga di 50 sfumature, grigio, nero e rosso. Il primo e il terzo di Percy Jackson di Ray Jordan, quindi Nazi Fulmini e la maledizione del titano. La saga di Hunger Games, Hunger Games, La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta. Poi Il mio splendido migliore amico. Ci vedete? Parte della saga di Miss Peregrine, quindi il primo, che è La casa per bambini speciali di Miss Peregrine, Hollow City, e i racconti degli speciali tutti di Ramsan Riggs. Manca la biblioteca delle anime, che devo andare a cambiare il libro perché per assurdo ho ricomprato il secondo e invece è il terzo, e mi manca il terzo. Stasera andrò a recuperarlo. La saga di
Victoria Avayard, Regina Rossa, Spada di Vetro, che è dalla mia amica libraia, che attualmente c'è Red, e la Gabbia del Re. Questo è il prequel di Anya, sempre di Silvana De Mari, Il Regno delle Tigri Bianche. Dopodiché abbiamo La Fabbrica delle Meraviglie di Sharon Cameron, questo lo teniamo giù, quasi tutti i libri della Intrecci con cui collaboro, quindi Andy e la Lega del Tempo, della Parubola, Vuoto a perdere, no, Vuoto fino all'orlo della Pierucci, La speranza dei vinti di Rampazzo e che è in lettura Luna, il sequestratore di Graal di Alvarez. Dopo Luna abbiamo la saga di Veronica Roth, Divergent, Insurgent e Allegiant, il primo della Chimera di Praga di Lane Taylor, Feline, Feline di Sara Bianca, che è il libro che mi è arrivato col pacco del concorso di Absence. E i primi due della trilogia di Sally Green, Half Bed e Half Wild. Ballerete un po' perché devo usare le mani e perché il cavalletto è troppo alto e non riuscivo a farvi vedere tutto. Questo è l'ultimo scaffale della libreria. Abbiamo gli Gingilli. Questo che di Sailor Moon, che mi manca l'altro. Dov'è l'altro? Ah, è sopra. La mappa dei due segnalibri che ho recuperato alla fiera del libro, con i vari biglietti. Vabbè, io tengo di tutto. Vabbè, è la mappa della città e dentro c'è la mappa della fiera. Qua abbiamo il librone di Martin. Il mondo del ghiaccio del fuoco, bellissimo questo libro. I tre libri del backstage di Twilight Moon e Eclipse. Poi abbiamo di Chiara Poli, La guida di Buffy, Lisa Jane Smithy, Diari delle streghe, I cacciatori di vampiri, la saga completa della Gleason, Graceling di Christine Cashore, di Glyn Cooper, La biblioteca dei morti, la saga completa di The Familiars, di boh, vabbè. Di Sarah Shepherd, i primi quattro libri delle Liars, di Pretty Little Liars, Questo canto selvaggio di La Schwab, di Nicola Yun, credo che sia Noi siamo tutto. Poi abbiamo Due mini mammut della Newton, quindi di Burnett, Il giardino segreto, e L'organo del pregiudizio della Austen. La duologia completa della Beth Fantasy, credo si dica così, Promessi vampiri, e il 2, che si chiama The Dark Side. I due libricini di Harry Potter, il 15 attraverso i secoli e gli animali fantastici dove trovarli, sono vecchissimi questi. Poi abbiamo il corso di calligrafia che ho preso quest'inverno, tutta la saga di Twilight in DVD, questi sono dei diari da scriverci ma non li ho mai usati, Twilight Moon Eclipse Breaking Dawn, parte 2 e parte 1, questa è l'edizione speciale del matrimonio. Poi qui abbiamo Guglielmo Scilla, Le 10 regole per farmi innamorare di Karen Halpert, è un comico anche questo, Amore di mamma, cacà, 50 sbavature di Gigio di Gina della Calabrò, tre libri della serie Battaglia Vapore, Il tesoro del vecchio mulino, 7 giorni a Piro Piro, Mostri stiamo zitti, e due manga di Sailor Moon, il primo e il terzo. Panoramica, io ho finito di farvi vedere la mia libreria. Devo fare una cosa molto concisa perché non ho più memoria del telefono. Questi video verranno caricati su YouTube, quindi essendo aperto il canale,
Sicuramente lo riutilizzerò per fare qualche altro genere di video, adesso vedrò bene. Per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti sotto il video oppure nella direct di Instagram. Vi mando un bacione e ci rivediamo alla prossima. Ciao!